L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. A distanza di qualche giorno dalla chiusura resa necessaria dalla profonda spaccatura che attraversa la sede stradale, l'impossibilità per i veicoli di percorrere via Giuseppe Abro comincia a gravare pesantemente sulle dinamiche quotidiane, non solo dei numerosi cittadini che abitualmente transitavano per l'importante arteria che collega la frazione di Pregiato ad altre zone orientali della città metelliana, ma anche di tutti coloro che percorrono le strade nei dintorni del tratto chiuso al traffico. Infatti, dolente conseguenza della situazione è che nelle ore di punta, via Tenolfi, via Nello Salsano, via De Filippis e via Ferrara, dovendo accogliere anche gli automobilisti obbligati a scegliere percorsi alternativi, risultano intasate come non mai, determinando disagi ai cittadini. Nei prossimi giorni potrebbe contribuire sensibilmente a lenire gli inconvenienti l'istituzione di un senso unico alternato con l'installazione di un apposito impianto semaforico in via Abro. L'amministrazione infatti si è adoperata per adottare questa soluzione, in attesa degli interventi che dovrebbero chiedere tempi piuttosto lunghi per ripristinare la piena fruibilità della strada, intanto spostando l'attenzione su via Pasquale di Domenico, strada che collega le frazioni di Sant'Anna e Santa Lucia, che in conseguenza della piccola frana dello scorso novembre è percorribile a senso unico alternato con limitazione ai mezzi pesanti con portata superiore alle 7,5 tonnellate, la scorsa settimana c'è stato l'intervento di una ditta incaricata dalla provincia. L'auspicio è che possa essere rivisitata l'ordinanza che impedisce ai mezzi pesanti ed in particolare ai pullman della linea 67 di attraversare il tratto, per porre fine ai disagi dei residenti della zona che si servono regolarmente dei mezzi di trasporto pubblico. La copiosa pioggia caduta in questi giorni ha però rallentato le operazioni, determinando anche spargimento di pietrisco lungo la strada. Diciamo l'intervento è stato fatto mercoledì scorso, l'intervento relativo alla messa, alla verifica, alla messa in sicurezza dello sprofondamento che stava lì all'altezza del restringimento un po' prima. Poi la ditta, dopo aver fatto questo intervento, lo ha riempito e doveva in questi giorni, in questa settimana, insomma appena possibile, procedere poi a farlo assestare appunto per alcuni giorni, per qualche settimana e poi mettere l'asfalto. Solo che poi con la pioggia di questi giorni, insomma, il materiale superiore del riempimento comunque è stato portato dalla pioggia lungo la strada, creando ulteriore pregiudizio e pericolo. Questo soprattutto ieri mattina, poi ovviamente il tutto è stato segnalato, in tarda mattinata sono intervenuti per evitare pietre e pietrisco sulla strada, perché poi era pericoloso per le macchine. Insomma, si è in attesa del completamento di questo piccolo intervento di messa in sicurezza, con la speranza che sarà rivisitata l'ordinanza. Insomma, data la possibilità anche ai mezzi superiori a 7,5 tonnellate di transitarvi.